Pescara in campo con il 4-3-1-2 con Zampano e Crescenzi sulle fasce, Fornasiere e Zuparic centrali, Memmusciai preferito a Ben Ali in mediana, con lui anche Torreira e Verre e Valotti alle spalle di La Padula preferito a Caprari e Cocco. Nel Perugia 3-5-1 con l'ex Rizzo in mediana con Lanzafame a sostegno dell'unica punta Erdemagni, questa la scelta dell'appena inquadrato tecnico perugino Pierpaolo Bisoli, dirige Pinzani di Empoli, una partita con un Pescara un po' contratto all'inizio, questi è Massimo Oddo e la prima azione degna di nota è del Perugia con l'affondo sulla destra di Salifu, l'ex modenese che arriverà al cross e Erdemagni sarà anticipato di un soffio da Zampano, opportunità per il Perugia. Poi il Pescara si scioglie, siamo poco prima della mezz'ora, la grande chance per La Padula, il migliore in campo, incrocia il sinistro, la palla incoccia contro il palo, grande iella per l'ex attaccante del Teramo a portiere battuto, palo pieno, poi il tentativo di testa da parte di Cocco, debuttante con la maglia del Pescara, alta la sua incornata, rivediamo due rallenti della pregevole conclusione di Gianluca La Padula, ma passano pochi minuti, siamo alla mezz'ora ed ecco il gol del vantaggio, il fallo subito in area di rigore da Cocco, il fallo da rigore commesso da Mancini, Memmusciai va dagli 11 metri e spiazza Rosati, esecuzione di giustezza di Memmusciai che di solito sceglie la potenza, stavolta va di precisione e infila l'angolo alla destra dello spiazzato Rosati, è il primo gol in campionato per il Pescara che era rimasto a secco all'Ardenza. È un ottimo momento per il Pescara che chiude benissimo la frazione, qui c'è una botta dalla distanza di Torreira e la respinta con i piedi di Rosati, la preoccupazione di Bisoli, Perugia che reagisce con questa azione sulla destra, il cross effettuato da Del Prete, il colpo di testa di poco a lato ancora di Matteo Erdemagni, ancora Pescara con il sinistro violentissimo di La Padula e la deviazione in angolo da parte di Rosati. Siamo nella ripresa, Bisoli cambia qualcosa, esce Mancini, entra Parigini, Perugia dunque più offensivo, eccolo qui Bisoli, ma il Pescara ancora una importante opportunità con questo tiro dal limite di Valerio Verre. La risposta del Perugia proprio con lui è entrato Parigini e la gran risposta di Aresti, la parata di Aresti su Parigini e poi il tentativo di Erdemagni sul cross dello stesso Parigini. Entra Caprari. Siamo poco prima della mezz'ora della ripresa, esce Cocco, davvero stanchissimo, passano pochi secondi ed ecco cosa accade. La Padula che controlla questo pallone, dà in verticale un assist splendido per Caprari che stavolta è freddo, è lucido e davanti a Rosati non sbaglia. Segna il gol del 2-0, zittisce la tribuna e quel pubblico che lo aveva fischiato al momento dell'ingresso in campo qualche secondo prima e poi va a prendere anche l'abbraccio del tecnico Massimo Oddo. Partita finita quasi perché nel primo dei 4 minuti di recupero Di Carmine, da poco entrato al posto di Salifu, realizza il gol del 2-1, ma il risultato non cambierà nonostante questa realizzazione agevolata da un flipper tra Crescenzi e Zuparic, un pochino di ansia ma il finale è 2-1 per il Pescara